L'abuso d'ufficio, 5.000 iscritti nel 2021, 18 condanne in primo grado. In terzo grado non sappiamo nemmeno se ci è arrivato uno. Il 3 per 1000 significa che il 99,97% ha subito un abuso, cioè è stato indagato, alcuni sono stati arrestati, alcuni hanno perso il posto di lavoro, alcuni hanno avuto problemi con la famiglia, gli ultimi sono stati arrestati a Siracusa. E quindi quelle persone, a chi restituisce la vita? Il reato si è estinto da solo, i numeri lo dicono che si è estinto da solo. Le intercettazioni, attenzione, quando ci fu tutta la diatriba interna alla coalizione di centrodestra, si parlava di limitare le intercettazioni, non c'è una virgola che limita il lavoro dei magistrati sulle intercettazioni, non c'è una sola virgola. È solo un altro problema. Allora, però non voi mettete già più, tutto no, insieme e concludo non con questo, niente. Non si potrà più leggere sui giornali la frase della Guidi che dice al compagno non mi trattare come una sguattera del guardia. Di 10 anni fa e negli ultimi potrà, anni sono non si potrà più leggere sui giornali il messaggio di Anna Falchi al marito che scrive ti amo tantissimo. Sono solo questo non gli si può più fare, citare, non si questo. Può più fare. Oggi il ministro Nordio ha detto che i magistrati non possono criticare le leggi, questa è la democrazia e non sono a messe interferenze, è così? Io penso che le cose che dice Nordio, non solo in questo caso, anche in altri, dovrebbero essere utilizzate per i corsi di educazione civica nella scuola. Perché? Perché per dire come non si fa. Per esempio? Quello che non si dice, per esempio, dire una cosa che è palesemente, e mi spiace dirlo, grossolanamente in contrasto con una norma costituzionale che è quella che riguarda la libertà di espressione delle proprie opinioni. Ha detto bene, Bocchino. Ma perché allora l'ha detta il ministro Nordio? Questo è un problema, diciamo, nel quale occorrerà che scavi chi se ne deve occupare. Ma la questione, lui ha detto, intendo Bocchino, molto bene, alcune cose alle quali proprio vorrei riagganciarmi, a tutte quelle che ha detto. In particolare che i magistrati devono applicare la legge. Non c'è alcun dubbio, i magistrati devono applicare la legge perché quella è il loro ufficio, la loro funzione, e i magistrati come cittadini hanno il diritto, in molti casi il dovere, di enunciare i punti critici, le violazioni costituzionali o addirittura le aberrazioni di norme già pronte, scritte e sbagliate che possono in certi casi alterare l'equilibrio della democrazia. Detto questo, io prenderei proprio spunto dal riferimento dell'abolizione dell'abuso d'ufficio. Esattamente, ma dal riferimento al fatto che i magistrati vengono assunti per concorso. Esatto, i magistrati vengono assunti con un serio concorso in cui si valutano le capacità di fare il magistrato, tecniche. Nell'ultimo concorso un componente di commissione e un candidato sono stati beccati a imbrogliare, sono stati inquisiti per il reato di abuso d'ufficio. Se voglio dare questo avviso, diciamo così, ai naviganti, dopo questa modifica normativa, nel prossimo concorso, se altri due vengono beccati a fare quello per cui questi due signori sono stati beccati e condannati, una di quelle occasioni in cui le condanne ci sono... No, non c'è, si lasci dire su questo. Se per il futuro volete manipolare un concorso in magistratura di altro tipo, aspettate soltanto che questa riforma passi. Non sono in disaccordo su quello che diceva prima Bocchino, cioè sul fatto che così com'è la norma produce l'abuso d'ufficio degli sbilanciamenti, ma la soluzione non è prendere e buttar via tutto, è riscrivere alcune fattispecie che prendano atto dalle situazioni più frequenti di tipo criminologico, come per esempio chi trucca un concorso, una norma specifica su questo, chi abusa della propria funzione per nuocere a qualcun altro. Se oggi lei chiede, che ne so, una concessione cui ha diritto e ha una causa con il sindaco che dovrebbe astenersi o col funzionario che deve rilasciarla e lui o lei non si astiene, con la nuova modifica lo può fare senza che nessuno lo tocchi. Adesso è reato, in futuro non lo sarà. Si lasciano i cittadini scoperti di tutela. Allora, la norma così com'è va cambiata, andrebbe cambiata perché questi la cancelleranno e andrebbero previste una serie... Vi faccio un altro solo... Ma quindi è una riforma della giustizia per potenti, per salvare i potenti? Ma no, io non gli darei neanche tutta questa importanza. Io trovo che sia veramente un grossolano, mediocre tentativo come i precedenti tentativi di fare delle manifestazioni muscolari senza avere i muscoli. C'è un caso che solo per ragioni di riservatezza nei confronti della persona non riferisco, ma di una inchiesta
del 2017, che nel 2018 ha visto la pubblicazione di atti che non sono stati né nel fascicolo del pubblico ministero né nel reato. Fascicolo lo si persegue, è un reato. Se posso finire sempre. Beh, ho capito. Ti girerò il link dopo con le fotografie del pedinamento. Bene, quindi è un reato. Tutto e non deve accadere, cioè, ma infatti non è un deve reato. Accadere. La legge già non c'è. Deve accadere. E questo è il punto. Ma non deve accadere. Fatela cioè, ma rispettare. Scusa, ma perché? Scusa, allora io faccio il giornalista, non sono sì. famoso come te, ma faccio il giornalista. Figurati. Allora il punto qual è? Ma che pruderia abbiamo di pubblicare un documento che neanche il giudice reato. Utilizza? Ma perché lo utilizza? Fatto. Non lo se deve utilizzare. Lo si persegue. Ma su questo c'è mi pare che siete sulla, tutti d'accordo, c'è scritto no? sulla legge sì. che non lo dobbiamo pubblicare. E quindi che altro serve? E hanno fatto bene. E quindi che altro serve? Sì, ma non serviva una nuova stretta, quindi? No. Lo chiedo al magistrato. Ma vedete, quando il ministro attuale è intervenuto subito dopo essersi insediato in materia di intercettazioni, ha chiesto sostanzialmente di fare una riforma che era stata fatta qualche anno prima del suo insediamento. Nel 2017. Poi è stato, diciamo, informato. Orlando. Dopodiché, se ci sono degli abusi, gli abusi vanno sanzionati. Non è che si può dire non deve accadere. È come dire c'è la norma che vieta l'omicidio. No, ma non mi basta la norma che vieta l'omicidio. L'omicidio non deve accadere. E purtroppo qualche volta accade. Le norme servono a dare l'indirizzo di comportamenti e la sanzione per i comportamenti. Per quello che ha fatto la cosa che ho raccontato io. No, beh, la cosa che ha raccontato lei, però lei l'ha raccontata in modo un po' criptico. Io avrei... Ma no, io mando tutto. Ma no, se nessuno qui ha capito niente, per cui è un po' difficile. Ma dobbiamo rispettare. C'è questo esempio, faccio una domanda al tecnico. Che cosa, che sanzioni c'è per questa persona? Con massima simpatia, non posso rispondere a una domanda su un esempio. No, ma che sanzione c'è per chi ha violato la Orlando? Sto dicendo, non c'è violato la Orlando. Ci sono norme sulla violazione del segreto d'ufficio, del segreto investigativo. Che sanzione c'è? Ma bisogna capire, ci sono pene fino a 5 anni, se per pene fino a 5 anni. Esattamente. Non sto dicendo che fino a 5 anni, teoricamente, quali? Cioè, voglio dire, quale sei? Ditemi l'esempio di un giornalista che è stato condannato, che è stato condannato, mi perdoni, Bocchino, è stato denunciato e quindi c'è un processo in atto. Quindi dimmi il nome, di un giornalista che è stato condannato per aver fatto una cosa tipo la sguattera del Guatemala o caro ma è di 10 anni fa la sguattera del Guatemala adesso sì, ordine allora vorrei ricordare ancora una volta che nel 2017 il ministro del Partito Democratico allora Orlando aveva varato una stretta sulle intercettazioni. Una riforma. Che poi per alcuni in chiave garantista. Quindi parlare di eventi di 10, 15, 20 anni fa non ha nessun senso. Cerchiamo di capire invece questa riforma della giustizia di oggi, varata oggi. Perché allora avete detto che sull'abuso d'ufficio si può discutere, anche se ci sono molti magistrati, inquirenti che sono preoccupati perché proprio in vista anche dell'arrivo, speriamo, dei soldi del PNRR, del nuovo codice degli appalti, no, voglio solo spiegare perché non tutti sappiamo, no? Il nuovo codice degli appalti consente affidamenti diretti fino a 150.000 euro. Se decade completamente l'abuso d'ufficio vuol dire che per esempio conflitti di interessi non sono più contemplati, no? E questa è una cosa che... L'abuso d'ufficio è qualcosa di molto di più del conflitto di interessi, è il conflitto... No, ma dico adesso nel no, caso... No, però è il conflitto di interessi che si trasforma in aggressione usando lo strumento della funzione pubblica contro qualcuno o pro qualcun altro. Allora, ripetiamo, la norma così come è concepita consente una proliferazione di fascicoli che, attenzione, dipendono dalle molte denunce e che nella maggior parte dei casi vengono archiviati dalle procure. Ma è vero, non c'è dubbio, è vero che la proliferazione di procedimenti incide sulla funzionalità della pubblica amministrazione. Quindi la norma così com'è andrebbe modificata, cancellarla apre praterie a criminali col colletto bianco di tutti i tipi, andrebbe modificata creando alcune specifiche ipotesi 18. Di reato. No. Non 18, è una battuta. No, non è una battuta, è vero, 18. Però praterie di criminali, solo una postilla, 18 condanne in primo grado, non sappiamo la fine. Solo una postilla sull'abuso d'ufficio, praterie, 18 persone. Perdono, ma ti sembra una volta, lasciamo finire Bocchino. 2012-2020, è già stato riformato 4 volte. È un'ottima tecnica interrompere nel pieno dell'argomento con una cosa che non c'entra. No, c'entra. Le praterie
diciamo così, spalancate ai criminali con il colletto bianco, sono le praterie della totale assenza di norme che tutelano i cittadini rispetto agli abusi dolosi dei pubblici amministratori e dei pubblici funzionari. Mentre invece, se si fosse voluto davvero, se si volesse davvero intervenire sull'efficienza del sistema garantendo i diritti dei cittadini, ci si siederebbe a un tavolo. Io ve li faccio in un pomeriggio, i 3-4 articoli che sostituiscono quella norma che effettivamente è dannosa e che non lasciano sprovvisti di tutela penale i cittadini e implicano le sanzioni per comportamenti come truccare il concorso, come prendersela con chi vuole la concessione se è tuo nemico, come truccare appalti. Vi dico una cosa solo per farvi sorridere. Oggi, se uno fa una, sapete cos'è l'appalto fotografia? Scrivi un appalto tutto bello e pronto perché sai già chi lo dovrà vincere, quindi lo costruisci attorno a questo qua. Se fai l'appalto fotografia, rispondi di un reato in materia di turbative degli incanti. Se dai l'incarico senza nessun appalto, risponderesti d'abuso d'ufficio e, tolto l'abuso d'ufficio, paradossalmente non risponderesti di nulla. Va bene così?